Un piano triennale 2020-2023 da 79 milioni di euro è quello annunciato alla stampa da Padania Acque, pronta a far ripartire gli interventi del sistema idrico integrato in tutto il territorio provinciale. 15,8 milioni di euro per la provincia cremonese, 28,6 milioni per il Cremasco, 9,6 al Casalasco, 10,7 al Soresinese per finanziare diverse tipologie di interventi, di depurazione per il 28% del finanziamento, del 32% per l'acquedotto e il 33% per le fognature. Agli investimenti segue un incremento in bolletta pari al 4,5%. Il Comitato Acqua Pubblica torna a contestare l'utilizzo di una forma societaria di diritto privato per la gestione di un servizio fondamentale che incide su un bene comune, auspicando che con Next Generation EU si dedichi parte dei fondi europei per portare il servizio idrico nazionale in mani pubbliche. Stiamo parlando di un aumento della tariffa legato alla remunerazione degli investimenti. Permetto di ricordare che il referendum vinto anni fa prevedeva appunto la sottrazione, l'abolizione della remunerazione dei capitali investiti dalla tariffa. Come spesso succede purtroppo in Italia, le cose che si decidono escono da una porta e rientrano dalla finestra, una diretta conseguenza della gestione del servizio idrico con modalità da SPA. Con i fondi che probabilmente ingenti verranno messi a disposizione dall'Europa con Next Generation Europe, si cambia il sistema e questi fondi sono esattamente orientati a quello. E allora è giusto, assolutamente necessario ed è un obbligo che una briciola, perché ne bastano pochissimi, dei fondi che arriveranno con Next Generation Europe venga proprio utilizzata per fare quello che noi chiediamo da anni, e cioè il ritorno del sistema idrico nazionale in mani pubbliche.